Bene, buonasera a tutti, vi ringraziamo per essere intervenuti a questa presentazione di libri, anche a diciamo, una chiacchierata su questioni che interessano Israele e le sue attività, partendo dalla presentazione di questi due libri, scritti da Michael Sfaradi, scrittore, giornalista, inviato di guerra, romanziere e soprattutto una grande forza culturale al servizio di Israele e della libertà in generale. Ecco, io sono Mario Carboni, il presidente dell'associazione Kenabura Sardo Po Israele, che ha organizzato questa riunione. Ne organizzeremo anche altre come presentazione di libri, ma anche presentazione di personaggi caratteristici che possono trasmettere un messaggio di verità sulla complessa situazione dello Stato di Israele e comunque dell'ebraismo mondiale. Questa mattina abbiamo inaugurato, proprio qui vicino, il piccolo museo della cultura ebraica nella nostra sede in via Alberto La Marmora. È una piccola cosa ma molto caratteristica e soprattutto è un punto di riferimento per la cultura ebraica a Cagliari in Sardegna, cultura ebraica che era scomparsa quasi completamente dopo il 1492, cioè la cacciata degli ebrei e dalla Sardegna, dopo l'editto del re e della regina d'Aragona. Noi siamo in questa zona e siamo nel pieno antico quartiere ebraico di Cagliari. Gli stessi cagliaritani non sanno nulla che qui a Cagliari c'era una grande comunità ebraica che ha in questo quartiere, che è uno dei più belli della città, c'era il quartiere proprio degli ebrei di Cagliari, che hanno vissuto in Sardegna per migliaia di anni. Si pensa, storicamente si sa che ci furono ebrei, abbiamo i documenti dal tempo della Repubblica, dell'Impero Romano, ma noi sappiamo che c'erano anche molto prima, vennero con i Punici, vennero con i Fenici, vennero anche con i Sardi nuragici che navigavano in tutto il Mediterraneo e commerciavano. Se si pensa che Mosè peregrinava nel Sinai prima di portare il proprio popolo in Israele, noi avevamo proprio in quegli anni, era il massimo della civiltà del bronzo del popolo nuragico, quelli erano gli anni. E quindi c'erano dei collegamenti, naturalmente la storia va oltre il mito e bisogna che sia certificata da ricerche, ma c'è una rinascita di questa ricerca. E noi come associazione lavoriamo molto anche in questo, nel senso che siamo convinti, perché ne abbiamo le prove, che la cultura ebraica sia una radice identitaria del popolo sardo. E ne abbiamo le prove in tante maniere. Lo stesso nome che noi ci siamo dati come associazione, che è Kenabura, che vuol dire venerdì, è l'unico termine che non richiama un dio, una dea romana o greca, che è Venere, ma è Kenabura, cioè la cena pura del venerdì che serve a passare verso lo Shabbat. Abbiamo mille esempi di questo tipo. Stavamo parlando, per esempio, a pranzo del fatto che la botarga è un grande cibo di noi sardi, ma è anche un grande cibo molto amato dagli ebrei in generale e soprattutto dagli ebrei del Nord Africa. Ci sono mille storie di questo tipo, perché quando gli ebrei furono mandati via dalla Sardegna, rimasero in Sardegna più della metà degli ebrei che furono convertiti a forza, si dovettero convertire. Poi negli anni, nei secoli, si sono fusi col popolo sardo, ma naturalmente si sa che quando ci si fonde qualcosa rimane degli elementi che si fondono. Ecco. E come associazione
e facciamo molte attività. Il mese di novembre e dicembre sarà veramente pieno. Stiamo anche organizzando per il 1° dicembre un grande convegno sull'agricoltura, l'acqua e la tecnologia, e in particolare la tecnologia ebraica di Israele, e verranno tecnici e imprenditori da Israele a questo convegno che faremo il 1° dicembre al T-Hotel. Poi naturalmente daremo notizia con i mezzi che abbiamo, con la stampa, internet, e poi faremo anche un grande convegno sulla cyber security, che è un elemento importante, sta diventando sempre più importante, della sicurezza internazionale. E quindi il convegno sarà soprattutto su cyber security e le regioni speciali, e la nostra, che è anche un'isola, ha delle problematiche tutte particolari. Più altre attività. A dicembre faremo anche, come ogni anno ormai da 5 anni, l'accensione pubblica delle candele per Chanukah, con tutto quel che c'è intorno, e per il prossimo anno con ogni probabilità riusciremo a organizzare un corso di ebraico moderno e anche di ebraico per seguire i testi diciamo religiosi, perché abbiamo anche un bel gruppo di amici ebrei religiosi che formano il piccolo nucleo di comunità ebraica a Cagliari, che miracolosamente è rinato dopo più di 500 anni e si sta arricchendo di ebrei italiani, di ebrei di ogni parte del mondo che stanno venendo in Sardegna a vivere e a lavorare, e poi di un gruppo anche di sardi che hanno intrapreso un percorso di conversione all'ebraismo. Abbiamo già una nostra amica che avrà 28 anni, nuorese, che adesso vive in Israele, che ha fatto il Ghiur, cioè ha fatto proprio il percorso di conversione, e l'ha terminato, ebrea, ha fatto Aliyah e anche il passaporto israeliano. Comunque, ho anche parlato troppo, adesso vorrei dare la parola al nostro amico che presenta due suoi libri importanti. Uno è quello con la parola in grande, il Mossad, e l'altro è invece Operazione fuori dagli schemi, che è il successivo libro, che sono dei libri, sono dei romanzi, però nel romanzo c'è molta verità e adesso parlerà anche di tante altre cose che interessano a questo uditorio. Io più o meno li conosco quasi tutti, sono tutti amici di Israele, molto curiosi, e determinati, e poi ci sarà anche la possibilità di interloquire con Michael per domande e altre cose. Bene, quindi a Michael. Buonasera a tutti, mi sentite, vero? Buonasera a tutti. Prendo questo? Ok. Buonasera a tutti. Così si sente? Ok. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui questa sera, mi fa d'onore. Grazie a Mario che mi ha invitato. Io la prima volta qui a Cagliari, per me, molto bello. Sono arrivato soltanto stamattina. Come raccontavo proprio all'arrivo, già sento aria di casa, per cui è una gioia essere con voi davvero. Da diverso tempo io sono in contatto con alcuni amici sardi che per la prima volta, da anni sono in contatto, però questa volta per la prima volta li ho incontrati qui finalmente, era giunto il momento. E in queste poche ore sono successe tante piccole cose che sono, non so, piccole ma grandi nello stesso tempo, perché mi ha dato così la possibilità di essere io presente e avere io per me la presenza di persone con le quali da anni ero in contatto senza esserci incontrati mai. Io ringrazio l'associazione,
che in Abura io, è difficile per me, più facile l'ebraico che il sardo, sono sono sincero. E sono qui per presentare, ma in realtà questo giro di incontri, Cagliari è l'ultima tappa. Prima di venire qui da voi sono stato a Roma, a ritroso, Roma, Livorno, Genova, Verona, Buia e Camino al Tagliamento in Friuli. Questi incontri io li ho voluti chiamare incontro con l'autore e non presentazione di un libro specifico. Perché? Perché Mossad una notte a Teheran, quello che voi vedete lì sulla mia sinistra, è uscito nel 2020. Era la programmazione dell'uscita, del lancio del romanzo, era avvenuta in un momento di, nell'ultimo momento di tranquillità. Poi si è programmato, la nave di Teseo ha programmato l'uscita per ottobre 2020 e tutto questo è accaduto in pieno Covid. Io infatti avevo provato a contattare la società editrice per chiedere di fermare l'uscita, cioè rallentarla, perché la paura chiaramente era, dopo aver aspettato tanto tempo, che il libro uscisse in un momento in cui non c'era possibilità di acquistarlo. La dottoressa Sgarbi, che è la presidente della nave di Teseo, mi disse: guarda, ormai la rotativa gira, non possiamo più fermare nulla. Per cui sono sincero, all'inizio avevo davvero paura che del flop dovuto dalla situazione, anche perché tutto il mondo era chiuso dentro casa, abbiamo passato tutti quanti in tutto il mondo un momento veramente difficile. Poi esce il romanzo, incomincio ad avere dei primi feedback da persone che lo avevano acquistato, ma la cosa più importante, più seria, che a distanza di meno di 2 settimane mi chiama il general marketing della nave di Teseo e mi dice: guarda amica, dobbiamo, se c'è qualcosa che devi correggere o qualche piccolo, fallo subito e passa il nuovo file alla editor, perché dobbiamo andare in ristampa. I libri sono tutti finiti, sia nelle librerie che da Amazon. Cioè, è stata una, per me chiaramente una gioia immensa, proprio un successo in un momento di quel tipo. È come giocare, come che una squadra di serie B, che ne so, a Madrid e vince la partita al Madrid. Insomma, è stata una gioia immensa. E il romanzo viene pubblicato con un numero superiore di copie. A gennaio dell'anno successivo, del 2021, di nuovo finisce, viene fatta una terza ristampa che sta quasi per finire, probabilmente andremo in ristampa nel giro di qualche mese. Questo è Mossad una notte a Teheran. Vi parlo prima di lui perché è uscito nel 2020, anche se i fatti che io racconto in questo romanzo sono più attuali a livello di cronaca giornalistica di ciò che io ho raccontato su Operazione Fuori dagli Schemi, perché Operazione Fuori dagli Schemi nasce da una notizia, da un fatto di cronaca realmente accaduto, che però è precedente al libro Mossad una notte a Teheran. La notizia che i servizi di intelligence israeliani erano riusciti a recuperare 535 kg di documentazione cartacea, elettronica, dischi, file e chi più ne ha più ne metta dall'archivio segreto sul nucleare iraniano ha fatto il giro del mondo. Però questa notizia è stato un fulmine a ciel sereno. Il 30 aprile del 2000, se mi ricordo bene, 2018, io ero a casa, verso le 4:30 mi arriva una telefonata della Tel Aviv Journalist Association, che è l'albo a cui io faccio riferimento. Mi chiama la segretaria del direttore e mi dice: Michael, devi essere alla grande sala della presidenza del consiglio a Gerusalemme alle 8:30 in punto. E io, così all'improvviso, che succede? Devi essere lì. E mi chiude la telefonata. Io allora comincio,
chiaramente a chiamare colleghi e amici per, nel giro, per capire se qualcuno sapeva qualcosa. Molti di loro erano già stati invitati, ma nessuno sapeva perché. Per cui l'unica cosa a quel punto era andare e ascoltare e capire. E praticamente cosa è successo? È successo che, chiedo scusa ma ho il computer lontano, è successo che in 2017 Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. Alzo il volume. This is the Shorabad district in southern Tehran. Lo rimetto da capo. This is where they kept the in 2017 Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. This is the Shorabad district in southern Tehran. This is where they kept the atomic archives, right here. From the outside, this was an innocent-looking compound. It looks like a dilapidated warehouse. But from the inside, it contained Iran's secret atomic archives locked in massive files. Actually, they're a little bigger than this, okay? Incriminating documents, incriminating charts, incriminating presentations, incriminating blueprints, incriminating photos, incriminating videos, and more. We've shared this material with the United States, and the United States can vouch for its authenticity. Chiaramente, davanti a queste dichiarazioni del primo ministro, è stata un po' una doccia fredda generale. Prove dell'esistenza ancora in vita di un programma nucleare militare da parte del governo iraniano a distanza di pochi mesi dalla firma del trattato dove l'Iran si impegnava ad avere un programma nucleare a solo a scopo civile. Insomma, è stata una doccia fredda. Io per mestiere faccio il ficcanaso totale, in che senso? Che oltre ad essere giornalista sono anche reporter di guerra, e chi fa il mestiere mio, qualcuno lo conosce e cerca di carpire, domandare, capire insomma che cosa c'è dietro. In quel momento preciso nessuno dei miei contatti era disposto a dirmi nulla, e anche in seguito non mi hanno detto molto. Infatti le ricerche che io ho fatto prima dell'inizio della scrittura del romanzo mi hanno preso circa 2 anni, cioè 2 anni di ricerche e poi circa 1 anno e mezzo per la stesura totale, la prima stesura totale del romanzo. Poi chiaramente ci sono le correzioni, c'è l'editing, c'è tutto un lavoro dietro, però diciamo che la stesura è durata 1 anno e mezzo, la ricerca 2 anni. È stata la prima volta che la ricerca che io ho fatto per scrivere poi un romanzo è durata più della scrittura del romanzo stesso. Questo perché avete visto prima, io ho fatto delle prove con il computer mandando sullo schermo dei filmati, avete visto i filmati di una nave che era in pieno oceano, avete visto dei filmati dei missili. Quei 2 trailer sono 2 trailer di 2 miei romanzi di alcuni anni fa. I primi 2, poi c'è stato Mossad e poi Operazione Fuori dagli Schemi, per cui in questi 4 romanzi io ho mescolato la mia attività di giornalista con quella di scrittore, e questo per un motivo ben preciso. Alle volte, spesso, anzi molto più spesso di quello che vorrei, io ho delle notizie, mi arrivano delle informazioni su determinati fatti che sono accaduti anche importanti, e questi fatti però non ho la possibilità di avere in mano le prove dell'autenticità del fatto stesso. Cioè io so che è successo un qualcosa, so che è vero, ma non lo posso spendere a livello giornalistico, non posso scriverci un articolo o fare un servizio o comunque lavorarlo
sul momento, sulla notizia. Questo perché? Perché si rischia. Non è, parliamoci chiaro, la bufala capita a qualsiasi giornalista, anche al più bravo, può capitare, è capitato pure a me. Poi chiedi scusa, ti rendi conto di aver sbagliato, si chiede scusa. Però una cosa è una inesattezza o un qualcosa che non è collegato con la realtà. Una cosa è proprio la notizia in toto, non avere la prova dell'autenticità del fatto. Ora, secondo le leggi dello Stato di Israele, io come giornalista posso pubblicare a tre condizioni. La prima è che io sia testimone del fatto diretto. La seconda è che io abbia avuto la possibilità di avere di parlare con almeno tre testimoni del fatto, oppure che una qualche altra agenzia o qualche altro giornale o media o società di informazione abbia già divulgato la notizia, per cui io a quel punto riprendo la notizia già divulgata prima e ci lavoro sopra, magari aggiungendo delle cose o magari aggiornandola, perché le notizie, nel momento in cui dai una certa notizia, poi la pubblichi e magari il giorno dopo ci sono degli aggiornamenti, si sanno delle cose in più, per cui si può lavorare ancora sulla notizia. Ma in mancanza di una di queste tre condizioni, nel momento che si va a pubblicare ci si mette a rischio. A rischio perché anche se io ho delle fonti che io so per certe, ma che non posso rivelare, io posso rifiutarmi in caso di contestazione di rivelare chi è la mia fonte, lo posso fare davanti alla polizia, anche davanti a un giudice. La legge in quel caso mi protegge, però se me lo chiede l'editore, io all'editore lo devo dire. L'editore non è il direttore del giornale. Io, anche al direttore io posso dirgli non te lo dico, ma al proprietario del giornale, se ti chiede voglio sapere chi è la fonte, lo devi dire. E a quel punto, per proteggere le fonti, sei costretto a non pubblicare. Per cui nel tempo mi sono arrivate decine e decine e decine di notizie che sono finite nel cassetto e che io non ho potuto raccontare, o perché non erano politicamente corrette, o perché magari davano fastidio a qualcuno o a qualcosa, o perché proprio mancava la base, la fondamenta, cioè la prova provata della verità. Allora io che cosa ho pensato fra me e me? Io so che una notizia c'è, so che è vera, non la posso pubblicare a livello di cronaca, ne prendo i pezzi, perché non è mai tutta, la notizia non è mai tutta intera, si possono avere diverse tessere di questo puzzle, metto insieme queste tessere di puzzle, con la fantasia mi creo tutte le tessere che mi mancano e l'informazione la passo a livello di narrativa. Ho cominciato con i lunghi giorni della Arctic Sea, so che c'è in sala una che lo ha già letto, forse qualcun altro, che è stato il primo mio romanzo di questo tipo. Poi c'è stato Stinger, il secondo romanzo, anche questo legato a un fatto realmente accaduto, e poi Mossad, Una notte a Teheran, legato a ciò che abbiamo appena visto, che vi ho fatto vedere. Io in questo periodo, nel periodo della ricerca, sono riuscito a capire molte cose. La prima, a capirla io, cioè presumo, io credo. La prima è, tu entri dentro all'archivio del nucleare iraniano a Teheran, porti via 535 kg di documenti, mezza tonnellata. Prima domanda, ma come hai fatto a portarla in Israele? Come hai fatto a portarla? Non è un libro, un telefonino, una penna, un pezzo di carta?
535 chilogrammi. Ma come hanno fatto? Io sono impazzito per capire cosa è successo e credo di averlo capito. E l'ho raccontato. È chiaramente nel romanzo, cioè quello che io credo sia successo. Ora, se voi mi dicete, ma sei sicuro? Ufficialmente devo dire di no, non sono assolutamente sicuro. Può essere. Questa è la prima domanda. Poi, ma come ha funzionato? Come si sono mossi? E per capirlo sono andato a rovistare all'interno degli archivi di praticamente giornali di mezzo mondo di quel periodo, andando a cercarmi tutto quello che era stato scritto su quella vicenda, italiani, francesi, tedeschi, un paio anche spagnoli ne avevano parlato, il país, io me lo ricordo, il país, ne fece un bell'articolo. Quelli che ho praticamente evitato di sana pianta sono stati i giornali israeliani, perché ne sapevano meno di me, per cui andare a cercare lì dentro sarebbe stata una perdita di tempo, o non ne sapevano o comunque non ne parlavano. Poi durante la ricerca sono entrato nell'ordine di idee che raccontare il fatto in se stesso in fondo non era così eclatante, cioè hanno scoperto dov'era, ci sono entrati, si sono presi quello che serviva, hanno mandato a fuoco tutto quello che non serviva o che non si poteva trasportare e l'hanno portato in Israele. Ma tutto questo non nasce da solo, non è che quattro pazzi fanno una cosa del genere, servono degli agenti infiltrati. E gli agenti infiltrati come nascono? Nascono da un certo tipo di arruolamento, nascono da un certo tipo di addestramento, nascono da un sistema che dalla nascita nel 1949 del Mossad, il Mossad nasce nel 49 su indicazione di David Ben-Gurion, dell'allora primo ministro, su consiglio di Reuven Shiloach. Però da quel primo piccolo nucleo di servizio segreto, oggi il Mossad è una delle agenzie di intelligence fra le più famose al mondo, proprio perché è molto famosa, proprio perché praticamente nulla si sa di quello che riesce a combinare in giro per i quattro angoli della Terra. Io ho cercato nel mio piccolo di inserire in questa storia anche tutta una panoramica per il lettore medio, una panoramica di cose che succedono, come succedono e che cosa c'è dietro. Ecco, io ho cercato di raccontare anche questo. Durante il periodo della Guerra Fredda, il KGB sovietico aveva costruito delle città, dei paesi, dove tutto era americano, tutto, vestiti americani, fast food, c'era anche il McDonald's, c'erano i famosi cinema allo scoperto, si andavano con la macchina, i drive-in, e tutto si parlava soltanto in inglese. Questo perché? Per abituare quelli che poi sarebbero stati infiltrati negli Stati Uniti a vivere all'americana. E di tutti quelli che entravano lì dentro, pochi poi riuscivano in fondo a superare questo tipo di addestramento per poi essere infiltrati negli Stati Uniti e diventare quelle famose cellule dormienti. Vivevano nel tessuto e poi magari all'improvviso arrivava la telefonata e dovevano fare quello che erano stati addestrati a fare. E stessa cosa avevano fatto più o meno anche gli americani. Mentre per i tedeschi della Repubblica Federale era facile entrare
nella Repubblica Democratica, perché il tedesco era la stessa lingua, tutte e due mangiavano i würstel e bevevano birra, per cui era facile sia dalla parte occidentale entrare nella parte orientale, sia per la parte orientale entrare nella parte occidentale. Per Israele no, Israele ha una situazione completamente diversa. Perché? Perché Israele sa chi sono i suoi nemici. Il mondo arabo, parliamo dal 1900, fermo restando i trattati di pace con l'Egitto, Giordania e la normalizzazione recente con gli Emirati Arabi Uniti, tutto il resto, con tutto il resto non c'è assolutamente alcuna relazione diplomatica, e con molti si vive ancora in uno stato di guerra con dei cessati del fuoco al confine. Allora, come lo infiltri un uomo in Siria, come lo infiltri un uomo in Iran, in Arabia Saudita, in Tunisia? Difficile, sembrerebbe difficile, invece no. Perché? Perché in Israele vivono comunità di ebrei cacciati dalla Tunisia, dalla Libia, dall'Iran, dalla Siria e da tutti questi posti qui, che arrivati in Israele, anche se vivono in Israele, tessuto della società, in famiglia, si continua a parlare la lingua del posto, si continuano a mangiare gli stessi cibi, si continua quella tradizione familiare millenaria che si porta dietro, il tè preparato in una certa maniera, il couscous cotto in quel modo se sei libico, o cotto in un altro modo se sei tunisino. Per cui l'uomo che viene reclutato dai servizi segreti viene scelto per le sue caratteristiche, per il suo essere, per la sua intelligenza, ma anche per quel retaggio che porta con sé, che viene dalla mamma, dal papà, dalla nonna, dallo zio, eccetera. Ecco, e io questo l'ho raccontato nel romanzo, per cui do una panoramica in qualche modo di come funzionano i meccanismi fin dall'inizio di quelle che poi saranno quelle storie a seguire. Io vengo da una famiglia di origine italiana, per me l'italiano è una delle mie madrelingue, tant'è vero che sono un giornalista in lingua italiana della Television Journalist Association, ma come me potrete trovare un Michael Sfaradi che parla l'arabo tunisino esattamente come io parlo l'italiano, che parla l'arabo libico come parlo, ecco. Per cui quello lì, se devi infiltrare qualcuno in Libia, non devi perdere tempo ad addestrarlo a vivere in Libia, perché lui in Libia già è capace, devi soltanto addestrarlo a fare tutte quelle altre cose che servono a un agente che deve operare all'interno di un territorio ostile. Credo di aver fatto un lavoro, io credevo di aver fatto un lavoro buono, dentro di me lo sentivo. I dati del romanzo di Mossad, Una notte a Teheran, invece mi hanno detto che non era buono, che era molto buono, perché il libro ha venduto molto bene. Nicola Porro, che è una persona, è un amico al quale io voglio molto bene, era all'inizio era più entusiasta, lui era molto entusiasta, ma io avevo chiaramente le mie paure, perché guai se un autore, se uno scrittore non ha paura prima dell'uscita di un suo romanzo. Io ho il terrore nei giorni, ve lo giuro, io quando so che una certa data sta per uscire un mio romanzo, io 2-3 notti prima non dormo. Sto sempre lì col pensiero a rileggerlo, paura di trovare qualcosa che non va, è un continuo. Poi mia moglie Porella, quante volte la sveglio di notte, andiamo a cercare questo capitolo, è un continuo, finché poi una volta partorito è nato, e se c'è da toccare qualcosa lo si farà alla prossima edizione. E ora io voglio farvi vedere questa piccola parte, poi mi sono stoppato, è soltanto l'inizio
del trailer del romanzo. Adesso io lo accendo, riprendo fiato, mi bevo un bicchiere d'acqua, voi intanto ve lo vedete e potrete vedere delle disegni, alcune fotografie che sono state riprese dall'alto, vedrete delle fotografie scattate all'interno delle centrali nucleari di Qom e di Natanz, e queste fotografie sono state scattate da persone che hanno rischiato la loro vita sia per scattarle e soprattutto per farle uscire dall'Iran, per far vedere al mondo quello che sta accadendo all'interno di quei siti nucleari. Troverete anche alcuni disegni, quei disegni sono opera di mia moglie insieme all'immagine di copertina, che avete visto prima, l'immagine di copertina è un disegno che ha fatto Rosy per questo romanzo che abbiamo intitolato Tehran Profile, cioè non è proprio lo sky di Teheran, ma un profilo di Teheran. Perché? Perché se chiedo parlo un attimino a voce perché mi servono tutte e due le mani, la copertina non è soltanto questa, ma è questa, e il disegno continua su tutte e due le pagine, e ogni edificio disegnato da Rosy, no, tranne quello centrale, la torre della Piazza della Libertà di Teheran, tutti gli altri sono moschee di varie città iraniane, messe lì una accanto all'altra, come se stesse, in realtà stanno a centinaia di chilometri l'una dall'altra, però Rosy le ha raggruppate, messe tutte insieme in fila, e noi inizialmente pensavamo che sarebbe venuto soltanto sul frontespizio della copertina, invece il grafico della nave di Teseo ha pensato bene di allargarlo e far sì che tutto il disegno sia visibile più in grande su tutte e due le copertine. Poi ci sono all'interno altri disegni è una cosa che facciamo io e lei. Ogni inizio di capitolo c'è il titolo del capitolo e un piccolo disegno che dà il là, cioè fa capire al lettore di che cosa tratterà il capitolo che sta per iniziare. Diciamo una sorta di copertina del capitolo. Ecco, e questa è una cosa mia e sua, lei è un artista, è una pittrice, una disegnatrice, è un modo come un altro per unire le nostre arti e farle diventare un qualcosa comune, mio e suo. Io adesso vi faccio vedere il resto del romanzo, del trailer. Thank you.
mancanza di un tavolo mi sta mettendo in difficoltà. Quello che avete visto è il trailer del romanzo, l'ho montato io. Si sente? Ok. Quello che avete visto è il trailer del romanzo, l'ho montato io usando una parte delle fotografie di cui sono entrato in possesso, usando una parte dei disegni di cui vi parlavo prima, e vi chiederete che cosa c'entra la birra Stella Artois. Per chi l'ha già letto lo sa, però che cosa c'entra la birra Stella Artois, per esempio, ma anche la birra ha una sua, è uno dei personaggi di questo romanzo. Sembra strano, ma è così. I miei romanzi purtroppo sono di quel tipo che nelle presentazioni, quando ne parli poco, non coinvolgi il pubblico e non sanno esattamente di che cosa si tratta. Quando ne parli troppo li rovini, per cui rischi di, come si dice, devo sempre lavorare di fino e stare sempre sul filo del rasoio. Ora, due cose vi volevo raccontare di questo romanzo. Che un amico da Roma mi chiama in Israele e mi dice di Mossad non lo trovo, ti faccio una ricerca e ti dico dove andare. Mentre facevo la ricerca chiamo, non so se c'è qualcuno che conosce Roma, chiamo la libreria Feltrinelli a Piazza Istria, chiedo se aveva, a Piazza Istria non è lontana da via Nomentana, e a via Nomentana c'è l'ambasciata dell'Iran. Chiamo la Feltrinelli, senta, sono mica sfarati da Israele, volevo sapere se avevate qualche copia. No, guardi, mi dispiace, perché proprio 2 ore fa è venuto il nesso dell'ambasciata dell'Iran e ha comprato le ultime 3 copie. Per cui io so per certo che almeno 3 copie di questo romanzo sono arrivate a Teheran. Questa è una cosa. Poi, guarda, è una cosa che io lì per lì sono rimasto un attimino, però comunque è stato divertente. E adesso vi sto per rovinare 4-5 pagine, io già lo so. Io racconto di un incendio dove va distrutto qualcosa, va distrutto, vabbè. Nel 2021, quando ci sono state quella farsa di elezioni presidenziali in Iran, Ahmadinejad, l'ex presidente, ha dichiarato cose divertentissime. La prima, loro che Israele aveva in mano, in cui Netanyahu li ha fatti vedere. Perché? Perché pensavano fosse andato tutto distrutto durante l'incendio. Ma lui ne ha parlato almeno un anno e mezzo dopo che io di questo incendio ne ho parlato sul mio romanzo, per cui se lo voleva sapere bastava che mi faceva un colpo di telefono, glielo raccontavo io come erano andate. Ecco, vi ho rovinato un altro po' di pagine. E adesso la prossima volta fammi trovare un tavolo, per favore, se no caglia l'incidente. Prego. Allora, la gente di razza lo si vede nel momento in cui prende decisioni fuori dagli schemi, lo si vede quando segue il suo istinto e va contro ogni logica, ma soprattutto lo si vede quando, usando l'addestramento che gli è stato dato, si libera di ogni tipo di laccio e, dando fondo alla creatività, va dritto incontro alla sua meta. Ilan prese la sua valigetta e si diresse anche lui verso il corridoio. Nella 24 ore, oltre a tutti gli inutili documenti di facciata, c'era uno scomparto nascosto ma facilmente accessibile, una beretta 70 calibro 7,65 Browning, 8 colpi, monofilare, col silenziatore inserito. Per dimensioni e precisione, la pistola preferita da tutti gli agenti segreti del Mossad in giro per il mondo. A metà corridoio c'erano 2 porte sul lato destro, i bagni degli uomini e delle donne. In fondo, una terza, con il solito cartello dell'uscita di sicurezza. Diverse ragazze facevano la fila per entrare al bagno e nessuna di loro indossava gli stivali di pelle lucida con il tacco quadrato.
La donna non si era fermata e, considerando la presenza di quelle persone, il bagno, anche se più tranquillo rispetto alle sale del bar, non poteva essere la location per un incontro delicato. Rimaneva soltanto la porta dell'uscita di sicurezza, che nella maggior parte dei casi si apre verso un cortile interno o un vicolo. Aprire quella porta senza prendere delle precauzioni sarebbe stato oggettivamente pericoloso. Doveva capire cosa stesse succedendo dall'altra parte, quindi Ilan poggiò l'orecchio alla porta e riuscì a captare solo poche frasi. «Non è per queste quattro stronzate che ti abbiamo pagato, voglio di più». La voce che parlava in tedesco aveva un forte accento per lui molto familiare. «Cazzo, non capisci che posso portare via solo pochi documenti alla volta? Se mi scoprono vado dritto in galera». La voce terrorizzata era di un tedesco che stava maledicendo il giorno in cui era nato. «Ingrid, glielo spieghi tu a questo stronzo che mi servono gli schemi tecnici delle centrifughe e le copie dei programmi che le fanno girare?» La donna si chiamava Ingrid. Ma la cosa più importante era che l'uomo dall'accento persiano aveva parlato di centrifughe e programmi. Doveva chiedere assistenza, doveva seguirlo e, se occorreva, fermarlo. Tutto inutile. Pensieri inutili, programmi inutili. Un grido, un rumore di tacchi che si allontanano velocemente, la mano che entra rapida nella valigetta 24 ore e si infila nella terza tasca, quella più in basso, attaccata al coperchio, e impugna la beretta. Il palmo della mano e le dita, medio, anulare e mignolo, l'agguantano sulla destra, mentre l'indice si piega sul grilletto e il pollice, che gira veloce al contrario, disinserisce la sicura. La valigetta finisce a terra e si richiude su se stessa, mentre Ilan, facendo forza con la spalla, apre la porta e si trova davanti a un omicidio. Un lungo coltello ha già aperto la gola di un uomo e i suoi occhi si stanno chiudendo per l'ultima volta. L'assassino si gira, lo vede e con uno scatto fulmineo sfila il coltello dalla sua prima vittima e cerca di colpire quello sconosciuto che potrebbe riconoscerlo. Ma nessun pugnale può essere più veloce di una beretta 70 calibro 7,65 Browning. Boom boom. Come diceva l'istruttore di tiro, boom boom, mai un boom solo. Boom boom senza pensare, se pensi sei morto. E Ilan non pensò, boom boom. E poi un altro boom boom per sicurezza. Il pugnale cadde a terra, mentre la macchia di sangue si allargava come olio caldo. Ilan guardò il viso dell'uomo che aveva appena ucciso. Sul labbro superiore aveva un grosso neo, un neo rivelatore, il particolare che non era riuscito a mettere a fuoco sulla terza fotografia scattata a Mosca, quella sfocata e ripresa da lontano. La piccola macchia scura era un neo ed ora c'era l'evidenza che il terzo iraniano era giunto a Berlino. Presto i due cadaveri sarebbero stati scoperti. Doveva ragionare, anzi, seguire l'addestramento. Fotografia dei volti delle vittime, recupero dei bossoli sparati, recupero del pugnale, recupero dei documenti che erano caduti in terra e recupero di una catenina strappata che aveva come ciondolo la rosa di Lutero. Tutto nella valigetta e poi, anche se i pantaloni e la giacca avevano qualche macchia di sangue, doveva tornare al tavolo dove gli amici stavano festeggiando per salutare tutti, non lasciare sospetti e recuperare sia il proprio giaccone che il Moncler della bionda, e lo fece nel modo più semplice del mondo. Grazie, grazie di cuore. Passiamo al secondo romanzo, Operazione fuori dagli schemi. Ora, parliamo del 2005, siamo indietro nel tempo. L'attenzione di Israele è rivolta solo e unicamente all'Iran. È da lì che arriva la minaccia nucleare. Nessuno crede nella possibilità che in Siria ci siano le teste, le conoscenze e la possibilità di avviare un programma nucleare per fini militari o per fini civili. Cioè, la Siria non ha possibilità. Questo era il punto di partenza. La Siria non può. E forse proprio perché questo errore di credere che la Siria non può
entra in contrasto con un rapporto arrivato da 3 agenti infiltrati in Siria che danno per certo la costruzione, addirittura in stato avanzato, di un reattore nucleare ad Al-Kibar, nella regione di Deir ez-Zor, che si trova molto vicino, cioè su questa regione passa il fiume Eufrate, e addirittura il fiume è la fonte dell'acqua che serve per raffreddare quello che sarà poi il reattore. Questa notizia arriva con le fotografie e tutti pensano che i 3 agenti siano completamente impazziti. La Siria non può avere una cosa di questo tipo. Lo pensano gli analisti, lo pensano un po' tutti, lo pensa soprattutto il primo ministro, che all'epoca dei fatti era Ehud Olmert. Mentre Ehud Olmert non credeva possibile che questa notizia, questo rapporto potesse essere vero, dietro la scrivania del Memune, cioè del capo del Mossad, c'era un certo Meir Dagan che non dava mai nulla per scontato. Per cui da quel momento dà ordine di cercare qualsiasi prova che possa smentire o confermare il rapporto che gli era giunto sulla scrivania. Quest'ordine va a colpire praticamente tutte le operazioni in corso in mezzo mondo, nella ricerca di un qualcosa che non sapeva neanche bene lui che cosa fosse, ma serviva una prova, o sì o no. Tutto questo fino a un momento in cui, e qui vi sto per rovinare un bel po' di pagine dell'altro romanzo, secondo fonti giornalistiche non israeliane, e il governo di Israele non lo ha mai certificato, non lo ha mai ammesso, un gruppo del Mossad riesce a recuperare le memorie del computer dell'addetto, di uno degli addetti, dei funzionari del Ministero dell'Energia siriano, che sistematicamente ogni 2, 3, 4 mesi prendeva l'aereo da Damasco a Vienna, e lì a Vienna si incontrava con l'AIEA, l'agenzia dell'ONU per il controllo dell'energia nucleare. Lui andava lì per raccontare all'AIEA che in Siria non c'era alcun programma nucleare. Mentre lui faceva questo, gli agenti del Mossad riescono a recuperare le memorie di questo computer, e lì all'interno di quelle memorie c'è la famosa prova, la pistola fumante, che era vero tutto, che quel rapporto corrispondeva alla realtà e che le fotografie iniziali riprese dagli agenti infiltrati andavano a combaciare con le fotografie recuperate all'interno del computer del siriano. Il reattore era in uno stato avanzatissimo di costruzione, non ci voleva molto perché entrasse in funzione, per cui il ritardo nella scoperta e il ritardo nel certificare la veridicità di questa informazione fanno scattare tutta una serie di programmi militari che portano alla notizia di dominio pubblico, alla distruzione del reattore nucleare di Al-Kibar, distruzione operata dall'aeronautica militare israeliana. Diciamo che in qualche modo è stata una sorta di replay, anche se con dinamiche diverse, era più vicino a livello di volo, cioè, dinamiche diverse, comunque diciamo una sorta di replay del famoso bombardamento del reattore nucleare iracheno di Osirak vicino a Baghdad. La storia, questa notizia,
non viene divulgata. Il governo di Israele cerca di mantenere il silenzio stampa su, nei limiti del possibile, perché noi sappiamo che i giornalisti gentaccia. Ce n'è ancora qualcuno che non guarda in faccia a nessuno e magari qualcosa la sentono, magari qualcosa la spiano, magari qualcosa la... Comunque il governo dello Stato di Israele cerca di mantenere il segreto e tramite il presidente turco, che non era Erdogan, quello che c'era prima, adesso mi sfugge il nome, ma nel romanzo è citato, non è, mi posso ricordare tutti i nomi, fa un patto di tacito accordo con la Siria: tu non dici che io ti ho bombardato un reattore nucleare e tu non lo dici, altrimenti noi diciamo che tu stavi costruendo un reattore nucleare. Per cui diciamo che questo tacito accordo, tu non sputtani me e io non sputtano te, è durato fino a non molti anni fa, quando durante la guerra civile siriana la regione di Deir ez-Zor, compreso Al-Kibar, dove stava il reattore, cadde in mano all'ISIS, allo Stato Islamico. Adesso noi possiamo ben immaginare, cioè è facile ragionare con il senno del poi, però noi possiamo ben immaginare che cosa sarebbe potuto accadere se un reattore nucleare per la fabbricazione di plutonio a fini militari fosse caduto in mano allo Stato Islamico, ai tagliatori di teste. Sarebbe stata una situazione che avrebbe creato panico e non avrebbe fatto più dormire tranquillo nessuno, ma non soltanto in Israele, in tutto il mondo, perché a quel punto, quando hai già il plutonio, hai tre quarti della bomba atomica e l'ingegnere folle che ti sistema il tutto, lo trovi anche a pagamento, lo trovi tutto. E ora vi farò vedere il trailer del romanzo, però ve lo devo spiegare inizialmente perché è molto veloce, anche nei primi momenti è molto veloce, per cui è difficile da comprendere al limite in prima battuta, per cui all'inizio voi vedrete delle immagini che la televisione israeliana, il canale 11, ha pubblicato, ha mandato in onda, dove si vedono le riprese delle telecamere interne dell'hotel Saker di Vienna, dove si vedono delle persone che girano nei corridoi e che entrano e escono da alcune stanze. È presumibile credere che quelle persone fossero state riprese proprio nelle ore in cui venivano scardinate le memorie del computer del siriano. Poi vedrete, sentirete la voce del vice direttore del Mossad di allora, che racconta che cosa gli disse Meir Dagan, cioè quando lui entrò nell'ufficio di Meir Dagan con le prove provate che quello era un reattore nucleare in fase di costruzione. Meir Dagan gli disse: ti rendi conto di che cosa mi stai portando? E lui lo racconta. E poi a seguire vedrete, poi andiamo, adesso non mi ricordo se c'è qualcosa in mezzo, comunque andiamo, una parte importante, sul primo F-15, a bordo del primo F-15 che arriva sul reattore di Al-Kibar. Ora, nella memoria collettiva di tutti, noi crediamo che i bombardamenti siano come quelli della Seconda Guerra Mondiale, cioè gli aerei arrivano tutti come quelli che hanno fatto gli americani e gli inglesi su Dresda, su Amburgo, gli aeroplani arrivano tutti insieme e tutti insieme sganciano le bombe. Oggi non è più così. Gli aerei volano a distanza di X minuti uno alla stessa velocità, ma con X minuti uno dall'altro. L'aereo numero uno arriva sull'obiettivo, opera il suo bombardamento e se ne va. Nel frattempo si crea la colonna, poi la colonna di fumo, di polvere, di esplosivo, di tutto quello che c'è, e ci vogliono alcuni minuti prima che tutto questo scenda a terra, anche perché questa colonna di fumo, di polvere, in qualche modo
fa un velo sull'obiettivo a terra. Bisogna aspettare che questo obiettivo sia di nuovo visibile dopo X minuti. Ecco, passati quegli X minuti arriva il secondo aereo e continua così. Ad Al-Kibar è andato esattamente in questo modo. L'aereo numero 1 e l'aereo numero 8 hanno volato, perché in mezzo c'erano il 2, il 3, il 4, il 5, il 6 e il 7, ognuno di loro volava a X minuti di distanza un dall'altro. E tutti loro hanno volato a 250 metri dal suolo, a velocità incredibili, a 250 metri dal suolo, fin dal momento in cui sono entrati nelle acque territoriali siriane, per non farsi avvistare dai sistemi radar costieri siriani e penetrare all'interno del territorio. È stato un volo di molti minuti, perché Al-Kibar si trova dall'altra parte della Siria. Ho cercato nelle mie ricerche di capire quale potesse essere stata la rotta. La rotta è stata sul Mediterraneo fino a un certo punto, poi più o meno all'altezza di Cipro c'è stata una virata verso destra, calare di fino ai famosi 250-230 metri dal suolo e poi volare verso l'obiettivo. Ecco, questo è ciò che hanno fatto 4 F-15 e 4 F-16. Nel romanzo troverete anche ognuno degli aerei, come si chiamava, qual era il suo numero identificativo e a quale squadrone apparteneva. E soprattutto, un altro particolare, esistevano due squadre addestrate per lo stesso compito, c'era la squadra A e la squadra B. La squadra A era quella effettiva, quella che avrebbe, che al momento dell'ordine operativo avrebbe decollato e sarebbe partita, ma la squadra B era assolutamente addestrata allo stesso compito, perché se qualche aereo, per qualche motivo, qualche pilota aveva in quel momento un problema, il pilota della squadra speculare B l'avrebbe potuto sostituire, o comunque un altro aereo della squadra speculare B avrebbe potuto sostituire addirittura l'aereo della squadra A nel caso in cui ci fosse stato un qualche problema tecnico e non si poteva perdere tempo ad aggiustare, si cambiava direttamente l'aereo. Cioè, ho spiegato questa parte, diciamo, squisitamente militare di questa questione. Mentre su Mossad racconto una storia di intelligence pura, Operazione Fuori dagli Schemi racconto che poi la parte iniziale portata avanti dall'intelligence non ha fatto altro che mettere il governo, come ormai era troppo tardi, mettere il governo nelle condizioni di dover agire in maniera militare. Ed è quello che poi alla fine è accaduto. Ora vi farò vedere il trailer con la speranza di non essermi dimenticato nulla, e se mi sono dimenticato qualcosa ve lo dico subito dopo la fine del trailer. לוחמים לדירת מסתור של בכיר סורי העתיקו את המידע שהיה על המחשב שלו וחזרו לארץ עם הדיסק. אתה שולח את החומרים שהצלחת לאסוף לפענוח, ואז נכנסים אליי לחדר ראש חטיבת המחקר שלנו. 2 אתה פותח? אני על המטרה. בסדר, גמור. Velocity.
بعد منتصف الليلة الماضية قام الطيران المعادي الإسرائيلي بالتسلل إلى أجواء القطر العربي السوري. Well, sources now, multiple sources are telling CNN that actually Israeli aircraft did conduct a military strike against Syrian territory. This on the night of Wednesday leading into Thursday. In 2017, Iran moved its nuclear weapons file. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore.
avete potuto vedere, si è capito bene quali erano le immagini riprese dal primo aereo e le immagini riprese dall'ultimo aereo. Cioè, la differenza: all'inizio il reattore era ancora integro e poi dopo, alla fine, si vede il reattore completamente distrutto. E adesso voi vi chiederete che cosa c'entra la Mercedes, che cosa c'entra lo conosci il Lambert Caffè, sicuramente è una catena di bar. Che cosa c'entra una catena di bar in questo romanzo? Che cosa c'entrano gli scacchi e il dragone? Lo scoprirete leggendo il romanzo. Mi sono perso gli occhiali. La gioventù. Leggo senza microfono, mi sentite lo stesso? Benissimo, grazie, mi fate la grande cortesia. Meir Dagan, cioè il Memune, cioè il direttore del Mossad, ascoltò il suo vice che gli illustrava e gli serviva sul piatto più imprevedibile delle patate bollenti. Poi fece un cenno che ordinava di poggiare la cartella sulla sua scrivania e a seguire un altro cenno per invitare tutti a uscire al più presto dal suo ufficio. Prima di sottoporre quell'enorme casino al primo ministro, voleva imparare a memoria ogni parola di quel rapporto e guardare con la lente d'ingrandimento le fotografie allegate. Se i suoi agenti ci avevano azzeccato, e i suoi agenti ci azzeccavano sempre, i mesi a venire sarebbero stati fra i più lunghi della sua carriera. La lettura più riprese del resoconto, tra l'altro decisamente dettagliato, e la visione delle fotografie allegate, che pur non trattandosi degli scatti originali erano abbastanza chiare per confermare ciò che aveva appena letto, lo convinsero che c'erano abbastanza elementi per portare il tutto sulla scrivania del Premier. Prima di affrontare un serio problema, Meir Dagan eseguiva un rituale, ogni volta, sempre lo stesso. Accendeva uno dei suoi sigari preferiti, lo Spuro Scandal delle Isole Canarie, si versava una dose di drambui e, mentre i sapori si mischiavano sulla lingua e nel palato, prendeva fra le mani la cornice d'argento che gli era stata regalata da Umayyad V Ben Rashid al-Nuaimi, emiro di Ayman e membro del Consiglio Supremo Federale degli Emirati Arabi Uniti, in persona. Aveva ricevuto quell'omaggio in occasione del loro primo incontro, che non era mai avvenuto, primo di altri fruttuosi appuntamenti, anche loro mai avvenuti, dove avevano scritto a quattro mani i protocolli per i contatti che non dovevano esserci fra il Consiglio Supremo Federale degli Emirati Arabi Uniti e il governo dello Stato di Israele. Nella cornice il Memune aveva inserito l'immagine più importante della storia della sua famiglia, la fotografia scattata da un soldato nazista che riprendeva gli ultimi istanti di vita del rabbino Baer Erlich Schlossny. L'immagine raffigurava l'umiliazione che, fra le risa divertite dei suoi carnefici, il rabbino dovette subire. Infatti, poco prima di essere ucciso con un colpo in testa o nel cuore, il rabbino fu costretto, davanti alla macchina fotografica, a cavalcare un altro ebreo che era stato obbligato a sdraiarsi sotto di lui. Il rabbino Baer Erlich Schlossny era il nonno di Meir Dagan e, senza saperlo, nel fotografare quell'uomo pochi istanti prima di togliergli la vita, i nazisti avevano dato a colui che avrebbe poi diretto i servizi di intelligence dello Stato ebraico tutti i motivi possibili per non esitare mai. Tutti i motivi possibili per non lasciare mai il destino del popolo ebraico nelle mani di terzi. Nei Pirkei Avot, le massime dei padri, è ripresa una frase di Hillel il Vecchio, che visse a Gerusalemme al tempo di Erode il Grande: se io non sono per me, chi è per me? Ma se io sono solo per me stesso, chi sono io? E se non ora, quando? Mentre fumava il sigaro delle Canarie e beveva il liquore scozzese, il direttore del Mossad sussurrava il Kaddish, la preghiera dei defunti, e la dedicava al nonno. Mentre pregava, chiedeva a se stesso, ma risposta non poteva esserci, perché mai il popolo ebraico avesse dimenticato quell'insegnamento, il più importante. Se
Se io non penso a me stesso, cosa sono e quando? Perché, a eccezione della rivolta nel ghetto di Varsavia, il popolo di Israele aveva accettato di essere sterminato senza ribellarsi, senza opporre resistenza? Forse, ma era solo una risposta parziale. Il popolo di Israele era debole perché c'era soltanto il popolo, ma non c'era Israele. Ora che Israele era una realtà, nulla doveva più essere lasciato al caso. Mentre l'aroma del tabacco bruciato impregnava l'aria e il sapore del liquore era ormai padrone assoluto del suo gusto, Meir Dagan, come se la cosa fosse possibile, confidava i suoi problemi al nonno e insieme prendevano le giuste decisioni. Il rabbino Bayer Erlich Schlossny era stato ucciso mentre indossava il tallit, lo scialle da preghiera, e probabilmente fino all'ultimo istante della sua vita aveva confidato in Dio e nei residui di bontà dell'animo umano, riponendo nella maniera più sbagliata possibile le sue ultime speranze. Il nipote, invece, ogni volta che guardava quella fotografia si convinceva che se era sacrosanto confidare in Dio, per il resto non era possibile affidarsi ai sentimenti umani che nei confronti degli ebrei dalla diaspora in poi sono sempre stati vessatori e distruttivi. Pertanto, se qualcuno pensava di costruire una bomba atomica da far esplodere su Israele, lui non avrebbe aspettato avvolto in uno scialle di preghiera e con le mani in alto, e avrebbe esortato il governo a fare altrettanto. Allora, ringraziando Michael per la sua illustrazione, naturalmente c'è molta curiosità fra tutti noi di fare domande, ognuno ha in mente qualcosa da chiedere, e io, che ho il privilegio di avere il microfono in mano, me lo prendo tutto e io la prima domanda. Ecco, vorrei sapere questo, visto che oltre ai libri, a questi episodi molto particolari, sei un attento osservatore di tutto quello che accade nel Medio Oriente intorno a Israele. E noi abbiamo adesso questa grande sollevazione popolare in Iran, cappeggiata dalle donne soprattutto. È un esempio incredibile a noi e a tutta la nostra società, come veramente le donne, quando si ribellano, hanno un'energia incredibile, sono il motore di tutti i cambiamenti. Ma vi risparmio valutazioni su questo. E naturalmente Israele, da questo punto di vista del protagonismo delle donne israeliane nella vita politica, economica e soprattutto militare, e anche nei servizi di informazione e di attività all'estero, hanno una grande partecipazione. Noi che abbiamo visto i film che vanno per la maggiore ormai su questi argomenti, lo capiamo. Ecco, vorrei sapere qual è praticamente il ruolo delle donne nei servizi, in questa operazione di intelligence, di autodifesa, perché ho letto da qualche parte che anche un vertice dei servizi adesso è una donna. Ma non è una novità che una donna sia ai vertici, è una cosa che va avanti da anni. Diciamo che non c'è mai stato un memune, potrebbe accadere da un momento all'altro, ma diciamo che lo scalino sotto è stato più volte e a più riprese occupato da diverse donne, sia a livello di agente tattico sia a livello di agente operativo. Nei miei due romanzi, quelli di Mossad e Operazione Fuori dagli Schemi, ci sono due personaggi importanti e sono due donne che io descrivo per come le vedo io e spero di averle descritte bene. Poi me lo direte voi dopo aver letto il romanzo. E proprio riferendomi a quello che tu hai detto adesso dei capelli, che
e dei veli, che è una cosa recentissima, io su Mossad, e adesso vi sto per rovinare un altro po' di pagine, descrivo proprio questo mio personaggio che per confondersi si veste con il velo truccandosi in maniera santa. Perché? Perché l'unica cosa che non era stata vietata era il trucco. Per cui se voi guardate le fotografie che arrivano, trovate praticamente tutte le donne con molto rossetto, molto eyeliner, molto colorate nel viso, perché quella parte lì è l'unica parte di libertà che è rimasto loro. Non è tanto per essere belle, è proprio per rivendicare. Mi metto il triplo del rossetto perché ti devo mandare a quel paese, praticamente. Il rossetto, l'eyeliner o il rimmel è un modo per mandarli a pascolare. E proprio su Mossad, che è uscito qualche anno prima di ciò che sta succedendo adesso, io dico che l'unica cosa che avevano lasciato di libertà le donne era il trucco, perché altrimenti sarebbe potuto accadere, chi l'ha letto lo sa, il finimondo e rivolte da parte delle donne. Io l'ho detto qualche anno fa, poi quello che ho detto io qualche anno fa si è verificato adesso. La riuscita della rivolta dipende molto da quanto possiamo aiutarli noi dall'estero. Loro hanno bisogno del nostro aiuto per cacciare questa dittatura religiosa che ha fatto il male della Persia. Però non la vedo io questo. Mentre per l'Ucraina c'è una mobilitazione generale, ed è anche sotto certi punti, molti punti di vista, è anche giusto che ci sia, per l'Iran la mobilitazione è molto stitica, cioè non si riesce a capire che il popolo persiano è giovane, sono ragazzi, mi sembra il 60, il 70% della popolazione sotto i 40 anni, per cui sono gente giovanissima, vogliono vivere, vogliono andare a ballare, vogliono mettersi da chi a spillo, vogliono andare dal parrucchiere. Qui vediamo un sacco di belle signore con i capelli al vento. A Teheran tutto questo non sarebbe possibile, andrebbero tutte quante arrestate, ma vi rendete conto? Ecco, l'aiuto però non c'è da parte dell'Occidente, è questo che a me dispiace personalmente. Per quello che riguarda Israele, io credo, penso, per come io posso conoscere o sentire, io credo che una buona parte di aiuto arrivi, ma arrivi in maniera sotterranea, in maniera di intelligence, in maniera che di informazioni, magari la possibilità che quei filmati, quel qualcosa, quelle fotografie che arrivano che escono fuori dall'Iran, magari c'è la possibilità che per farle uscire ci sia stata una mano, un aiuto, un piccolo aiuto, però non è facendo uscire i filmati che risolvi la situazione, anche perché da questa parte, cioè dalla parte nostra, si sta avvolgendo lo sguardo dall'altra parte e si fa finta di non sentire, per motivi che nulla hanno a che fare con la democrazia, con la libertà e con il libero pensiero. Chi è che vuol fare una domanda? Ma penso che si senta anche. Sì, sì. Una considerazione su queste ultime cose che vi ha detto. Tutta la storia recente, il problema è che i regimi totalitari non si abbattono mai da soli con le manifestazioni e tantomeno con l'aiuto da parte dell'esterno. Cioè, l'Ucraina funziona in questo modo perché non c'è stata una sollevazione, ma c'è stato un esercito che ha reagito a un esercito. Sì, un attimo, l'Ucraina, se non avesse l'armamento occidentale, appunto, a quest'ora sarebbe già tutta Russia. Esattamente. E non è vero che, mi perdoni, non no, è vero che non serve... Concludo però, mi scusi. No, però l'Ucraina senza gli armamenti, ma senza che le armi le ha prese in mano, sarebbe tutta Russia. Per cui la differenza che c'è tra il caso ucraino e il caso iraniano o bielorusso, non dimentichiamo il caso bielorusso, è una differenza enorme. L'Argentina cade, il regime argentino cade perché ci sono le Malvinas, le Falkland,
Cioè, in realtà da fuori non è possibile intervenire soltanto in supporto, perché un regime dittatoriale riesce comunque a farcela. È l'azione militare supportata da fuori che consente la caduta di un regime. Lo abbiamo visto in tutti i casi. Non conosco un caso di un regime dittatoriale che sia caduto solo perché dall'esterno si sopportava la sollevazione popolare. Se non c'è l'azione militare, non c'è caduta del regime dittatoriale. L'azione militare, la rivolta, perché non credo che sarà un'azione militare, ma la rivolta interna la puoi fare tagliando i capelli, la puoi fare mettendoti il rossetto, la puoi fare mettendoti da chiaspello, ma quella è soltanto a livello di propaganda, a livello di... Quello che intendevo io è fare arrivare l'aiuto che serve per mettere in condizione i rivoltosi, coloro che vogliono un minimo di gioia nella loro vita. Oggi in Iran c'è gente che non ha mai conosciuto la libertà, soltanto i vecchi ricordano un minimo di libertà, minimo, perché il regime dello Shah non è che fosse rose e fiori, ma sicuramente in confronto a quello che c'è adesso era il paradiso terrestre. Se noi dobbiamo aiutare queste persone a cacciare via i dittatori, mentre invece l'Occidente tutto, o quasi tutto, li sta finanziando i dittatori, fa affari con i dittatori. Questa è la parte grave che ai miei occhi, io non vorrei vedere un comportamento diverso da chi la libertà di parola, da chi la libertà la vive tutti i giorni, come posso essere io in Israele o là in Italia. Allora, se noi amiamo la libertà, non deve essere un nostro monopolio, deve essere un qualcosa di godimento a largo raggio. E chi vuole la libertà è mio fratello, e chi vuole la libertà è mio fratello. Io devo aiutare il mio fratello, non devo andare a fare business con chi lo tiene sotto un tallone dittatoriale. È questo che intendevo dire. Dunque, io ho ascendenza ebraica. Mi sente? Adesso sì. Io ho ascendenze ebraiche. Un mio zio era è stato designato a ministro della... Sposta un pochino il microfono, la voce mi arriva più chiara. Allora, io ho ascendenza ebraica. Sì. Mio zio era stato designato al ministro della cultura nel 52 in Israele. Era un po'... Ma adesso però non lo sento proprio. Sono arrivato che suo zio era stato designato al ministro... Allora, mi sente meglio? Ok, allora mi diceva questo mio zio, da parte di mio padre, che lo conosceva meglio di me ovviamente, perché parliamo del 52, io sono del 62. Non mi sento. Niente, mi perdoni. Mi sente adesso? È troppo vicino, né troppo vicino né troppo lontano, una posizione okay, mi media. Mi sente ora? Mi sente. Volevo chiederle, in base alla sua esperienza, siccome io ho delle conoscenze, reminiscenze di situazioni dello Stato di Israele dal 52 fino adesso, anche perché poi nell'82 stavo per partire in Libano con un altro amico. Che è successo? Quello che voglio chiederle è questo. Ma nell'82 che è successo? Quanto riguarda poi in Siria. Però l'esperienza dal punto di vista giornalistico è come reporter, e un conto poi c'è anche l'esperienza diretta di chi conosce o comunque non dico in via diretta ma in via indiretta ha conosciuto persone che facevano parte o comunque stavano per entrare a far parte del governo israeliano. Quello che vi voglio chiedere, nel senso che la mia percezione è diversa rispetto alla sua,
nel senso che io ho amici che sono stati anche in Palestina e non stavano poi tanto bene in Israele. E io ripeto, non mi sente. Mi perdoni, guardi che nessuno sta capendo quello che... Sì, perché mi faccio fine il discorso. Quello che io voglio sapere è questo. Se lei parla tanto del Mossad, della capacità del Mossad di entrare nei governi, di fare quello che hanno fatto, ok? La situazione attuale è completamente diversa. Parla che l'Occidente finanzia l'Iran e ci specula, insomma, sugli dittatori. Però la situazione geopolitica è ben diversa, nel senso che qui adesso c'è i russi che potrebbero schiacciare una bomba atomica in Europa quando vogliono. La NATO che ovviamente si sta divertendo alle spalle dell'Ucraina a stuzzicare i russi. Lei poi mi parla appunto dell'Iran che potrebbe sganciare una bomba atomica in Israele quando vuole. Ma alla fine il pericolo vero e proprio qual è? Che, cioè, nel senso che è veramente tanto, siamo sicuri che gli iraniani o i siriani possono sganciare delle bombe atomiche in Israele, o è invece il contrario, che siano più i russi che possono sganciare delle bombe atomiche in Europa? In base alla sua conoscenza di reporter, in base poi al fatto che i Mossad siano talmente bravi a entrare nei governi e a fare quello che possono fare, tra l'altro poi mi viene anche il dubbio che Mossad non sia poi tanto un'agenzia di intelligence così preparata, perché no. Voglio dire, se volesse potrebbe anche ammazzare il capo degli iraniani, da quanto sembra. Io glielo dico perché, cioè, in base alla mia esperienza, da quello che io so, da quello che mi hanno raccontato i miei genitori, a quello che mi ha raccontato mio zio, cioè la preoccupazione non è tanto i paesi esteri, i siriani, Cisgiordania o Siria, ma è dall'interno, dal governo israeliano, che molti sono talmente di destra che sono più capaci di armamentare e proprio pensare che si possa arrivare a una guerra tra l'Israele e i paesi arabi, invece che pensare invece a un discorso sulla pace, a una negoziazione di pace tra i vari paesi limitrofi. Okay. Cioè, allora, non c'è il concetto di pace vero e proprio. Le posso rispondere? Allora, dal 1948 a oggi e addirittura all'interno della concezione filosofica del sionismo, la realizzazione del sionismo non accade, non è la creazione di Israele e la sua indipendenza, ma la realizzazione del sionismo è a seguire la normalizzazione e la pace con tutti i suoi vicini. Detto questo, già dal 1948, cioè dal primo governo Ben Gurion e subito dopo la dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele del maggio del 1948, sia Davide Ben Gurion che Golda Meir facevano di tutto per convincere gli arabi che vivevano, che sarebbero vissuti in Israele da cittadini israeliani liberi, a non andare via e a non ascoltare la propaganda araba che diceva loro di andare via perché Israele sarebbe stata distrutta nel giro di poco tempo. Questo poi non è accaduto, prima cosa, per cui le prime vittime già dal 1948, e questo non è che lo dico io ma lo dice la storia, se la vogliamo guardare in faccia, vogliamo avere il coraggio di guardare la storia, i fatti per come sono andati, i fatti sono andati così, non c'è stata una cacciata degli arabi, c'è stata un'esortazione ad andare via da quella che sarebbe poi diventata Israele da parte dei governi di Transgiordania, dell'Egitto, dell'Arabia Saudita, del Libano e della Siria, che stavano per colpire tutti insieme il neonato Stato di Israele. Uno, punto primo. Punto secondo, dal 1948 a oggi tutti i governi dello Stato di Israele, a prescindere dal colore politico, tutti, noi sappiamo che tutti i governi dello Stato di Israele fino al primo governo Begin sono sempre stati della sinistra. La destra sale al potere con il primo governo Begin dopo lo scandalo del conto corrente della moglie di Rabin in America, ma questo è un altro discorso. Ma tutti, anche Begin, anche Shamir e tutti, Netanyahu,
tutti hanno sempre cercato di Netanyahu è stato quello che ha portato a compimento i trattati di pace firmati da Rabin. Rabin era di sinistra, Netanyahu è del Likud. Una volta firmato il trattato di pace, chi lo ha portato a casa è stato Netanyahu, che ha rispettato tutti i punti degli accordi precedenti. Se non c'è una pace oggi, e io questo lo dico ad alta voce, lo dico sempre, ogni volta che me ne capita l'occasione, non è da, le responsabilità non sono da addebitare a Israele, perché Israele è sempre stata pronta a sedere al tavolo di trattative. Tutti dimenticano i tre no di Khartoum, e lei che è ben informato dovrebbe conoscerli. Quando la Lega Araba disse no, no, no alla normalizzazione con lo Stato di Israele, e guerre sempre scatenate dal 1967, casus belli, chiudi lo stretto di Tiran alle navi israeliane e di conseguenza chiudi il porto di Eilat, che cosa ti aspetti? Che io sto qui a guardare quanto sei carino? 1973, aspetti il giorno del Kippur per attaccarmi su due fronti. Cosa aspetti? Che aspetto qui perché tu sei carino? Questo sicuramente no. Io da israeliano, da giornalista, da persona, da ex ufficiale dell'esercito, le posso dire chiaramente che noi cercheremo sempre, in ogni modo, la pace con tutti i nostri vicini arabi e la normalizzazione con tutte quelle nazioni con le quali non abbiamo rapporti diplomatici, ma non siamo in guerra. Ma le dico un'altra cosa ancora: se servirà di mandare 4 aerei a Teheran, in Uganda, se servirà di bombardare Osirak, se servirà di andare ad Al-Kibar e far saltare e fare tutto ciò che serve per salvaguardare la sicurezza dello Stato di Israele, del popolo di Israele, e per popolo di Israele io non intendo soltanto gli ebrei, intendo gli israeliani ebrei, gli israeliani musulmani, gli israeliani cristiani, i circassi, i drusi, i beduini e tutti coloro che hanno gli pari diritti e dignità all'interno di quella che io chiamo patria, le assicuro che lo faremo. Per un mese dello Tzahal, ovviamente da italiano. Ha fatto non posso, il Sarel. Ho fatto il Sarel e nella base di Nevatim c'erano giovani arabi israeliani che venivano trattati, non si poneva neanche il problema, mentre se uno cerca di andare nella striscia o in Cisgiordania trova un bel cartello rosso in cui c'è scritto che i cittadini israeliani non sono graditi. Entrare. Ora, se veniamo a dire che si vive male in Israele e si vive bene sotto il regime di Hamas, perché il problema è Hamas, è quello che ha detto il problema è Hamas, il problema è Hezbollah, il problema è Al-Fatah, il problema è l'Iran, il problema è tante ramificazioni dello stesso problema, cioè della non accettazione in Medio Oriente di uno Stato che non è arabo. Nel momento in cui il mondo arabo accetterà la presenza a pari dignità di uno Stato non arabo, perché guardi, io glielo dico, ne sono assolutamente convinto, se Israele fosse stato uno Stato cattolico sarebbe successa la stessa identica cosa, perché il Medio Oriente sembra quasi che debba essere un monopolio dell'Islam, ma il Medio Oriente non è un monopolio dell'Islam, perché noi siamo lì e ci resteremo. Allora, il patto di Abramo che è arrivato pochissimo tempo fa, io nel pezzo che vi ho letto prima parlavo dei rapporti che avevano preliminari che il Mossad aveva tenuto per conto del governo dello Stato di Israele con gli Emirati Arabi Uniti, e quando è uscito questo romanzo gli accordi di Abramo ancora non erano stati firmati, ancora non se ne sapeva nulla. Poi a seguire, lei dice che il Mossad non è così tanto, io le assicuro che le prime 150.000 apparati di reazione arrivati in Israele,
Chi li ha portati è stato il Mossad. Chi si è curato e ha applicato la direttiva per l'importazione in Israele dei primi vaccini, della campagna vaccinale contro il Covid, è stato il Mossad. E chi ha portato i vaccini nei territori arabo-palestinesi è stato il Mossad, ma le dico di più, i capi di Fatah e di Hamas si sono vaccinati, loro. Poi, dopo che loro si sono vaccinati, il resto dei vaccini sono stati rifiutati perché arrivavano da Israele, e questo a costo della salute della popolazione civile. Ne dico un'altra ancora. Abu Mazen aspettava dalla Pfizer un tot quantitativo di milioni di dosi di vaccini Covid per vaccinare la popolazione della Cisgiordania e della striscia di Gaza. Noi avevamo in Israele lo stesso quantitativo ordinato dalla FPA, però la FPA li avrebbe avuti a novembre. I nostri vaccini stavano per scadere, cioè avevano ancora 4 mesi di validità. È stato proposto: prendi i nostri, intanto comincia a vaccinare la popolazione, poi quelli di novembre non mi devi dare nulla, io intanto ti do i miei. Quelli che saranno destinati a te a novembre li prendo io in cambio di quelli che ti ho dato adesso. Questo per favorire la vaccinazione della popolazione palestinese, della Cisgiordania e di Gaza. E no, la gente è morta perché i vaccini che arrivavano da Israele, chissà che cosa c'era dentro, ma che ci poteva essere dentro. Tanto è vero che la Corea del Sud, quando ha capito del no da parte palestinese, ha detto: scusate, a noi ci servono, dateceli a noi e ve li restituiamo noi. E così è andata. Io ho mia nuora coreana, la moglie del figlio di Rosy, il figlio di Rosy e mia nuora vivono a Seul, e ridendo ci ha detto: mi hanno fatto un vostro vaccino, perché addirittura c'erano le scritte in ebraico sulle scatole che contenevano i vaccini arrivati a Seul. Allora, per i coreani quei vaccini andavano benissimo, per i palestinesi no. E quanta gente è morta nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza perché nei vertici ci sono dei delinquenti? Quanti? Non lo sapremo mai. Allora volge al desio. Se posso, volevo tornare un attimo sulla Siria, perché è un paese che continua ad essere di difficile interpretazione e decifrazione. 11 anni di guerra civile, con il coinvolgimento degli Stati Uniti, della Russia, dell'Iran, della Turchia, si è rischiato più volte lo scontro fra queste potenze nello scenario della Siria. Abbiamo assistito un po' con sollievo al dissolvimento dell'ISIS sul territorio siriano, concerto al ritorno di quasi tutta la Siria sotto il controllo di Assad. Ma è l'Assad del programma nucleare segreto o è un nuovo Assad? Sappiamo che Assad è molto allineato a Putin e alla Siria, quindi si può ripresentare. Ma nel senso, l'orientamento e il comportamento di questo regime, i programmi di questo regime sono gli stessi di allora, o dopo la guerra è un regime che si muove in maniera diversa? Guardi, nei confronti di Israele, guardi, in particolare c'è un detto ebraico romano che dice: se nasci tondo non puoi morire quadrato.